Alla vigilia della gara che dà il via al campionato italiano della montagna per auto storiche, la Lago Montefiascone, grazie alla disponibilità della direzione dell'autodromo di Magione, che ringraziamo, vi proponiamo alcuni giri in pista della Nerus Silhouette, con la quale Angelo De Angelis parteciperà al campionato 2013. È la prima volta che il pilota si mette al volante del suo nuovo acquisto. Prima prova della vettura, come ti sembra la macchina? Ma la macchina mi sembra buona. Buona soprattutto per l'utilizzo che ne devo fare in salita. Motore a mio avviso adatto per la salita. C'è da prendere un pochino più di confidenza con il cambio e con la macchina tutta. Ricordiamo che Angelo quest'anno correrà nel campionato Autostoriche 2013 in classe Sport 1600 fino al 1971. Dovresti avere anche degli avversari abbastanza ferrati, perché Chianucci e altre persone fanno ormai corrono in questa classe da tanti anni, quindi cerchiamo di difenderci bene, insomma. Ci proveremo senz'altro, non sarà facile, però vediamo, man mano prendendo confidenza con la macchina vediamo di fare del nostro meglio. Bene, prima gara questo weekend a Lago Montefiascone, poi saremo a Camucia Cortona, forse dici una delle gare che preferisci, dove magari andremo, verranno qualche telespettatore, amico di Sapore Super a vederti. Ma io, a me piace molto la Coppa della Consuma, perché è una gara prima di tutto un pochino più lunga come percorso, sono 12 km e mezzo, molto guidata. Così pure la Bologna Passo della Raticosa. Sono dei percorsi che io preferisco rispetto ad altri. Angelo, hai partecipato alla stagione 2012 con una Pilbim Dingo, una macchina con motore Ford 1100. Invece qui passi appunto con la Nerus 1600. Raccontaci un po' le differenze e soprattutto che macchina è la Nerus. Allora, per quanto riguarda le differenze, è chiaro, la Pilbim è una macchina di una generazione precedente, con motore anteriore, con una gommatura sicuramente diversa rispetto a questa. La Nerus è nata in Inghilterra nel 69 perché fecero un campionato chiamato F100, dove correvano tutti i prototipi con motore Ford, campionato al quale parteciparono parecchie marche, dalla Merlin alla Starless. Quindi Royal, diciamo Royal, marche un po' minori che forse noi in Italia non conosciamo. Un campionato che non ha avuto tantissima fortuna, è durato in pratica 2 anni, 69 e 70, già nel 71 non si è più corso. Questa macchina qui è stata costruita da un'officina, appunto Nerus, che è nel sud dell'Inghilterra, ed è stato disegnato il telaio da un ingegnere della Lotus, un ingegnere sudafricano, Cedric Seltzer. Adesso non so se la pronuncia. La pronuncia, ma è giusto. Ci accontentiamo. Che seguiva la macchina, era l'ingegnere che seguiva la macchina di Jim Clark. Ne sono state costruite, per quello che se ne può sapere, 3, e su questa in particolare ha corso, ci sono delle foto dell'epoca, del 70 esattamente, ha corso un famoso giornalista di riviste del settore, Nick Cole, e si è classificato in questo campionato secondo. Poi queste 3 macchine hanno partecipato ai vari campionati nel tempo in Inghilterra, GT, dove corrono un po'. Chiaro, in Inghilterra corrono tutte le domeniche con tutto, quindi. Ed è stata acquistata lo scorso anno. La macchina è un classico telaio tubolare pannellato con pannelli d'alluminio. E per la meccanica invece? Per la meccanica è un motore Ford, vecchio motore Ford aste bilancieri, la cilindrata è 1600, meccanica semplice, robusta, affidabile, soprattutto spero. Speriamo affidabile. E il cambio Juland a 4 marce. Juland 4 marce, un MK9. Le immagini della Nerus in pista parlano da sole, la macchina è veramente bella come linee, molto molto aggraziata e soprattutto equilibrata, quindi speriamo che i nostri amici poi di Sapore di Super e tutti i telespettatori magari potranno anche ammirarla durante il campionato 2013.